Abbiamo un obiettivo che noi abbiamo e avremo sempre come prioritario della difesa dei più deboli. L'elemosina, l'elemosina per i poveri. Beh, finora è stata una piacevole mattinata. Continuate a risparmiare. La parte che ci riguarda, credo che sia chiaro che vuole uno Stato leggero, che abbia come funzione principale quella di garantire la libertà, la libertà, la libertà. Ma anche noi vogliamo uno Stato leggero ed efficiente. Soprattutto mi viene in mente proprio di Stato leggero quando il presidente Berlusconi disse: ci sono troppi dipendenti a Palazzo Chigi, 4.000 persone li porterò a poche centinaia, a 200 come ha fatto Blair a Downing Street. Oggi sono 4.200. indipendenti di Palazzo Chigi. Il bilancio visto dal bilancio ufficiale dello Stato è il doppio, è il doppio, è il doppio di quello che era all'inizio della legislatura. No, ogni città le sue tasse ha e pagare le dovrà. Allora, voglio dire, cerchiamo invece di fare polemiche, di avere come obiettivo comune quello di rendere il nostro paese più efficiente, di rendere più concorrenziale, di far spazio al merito, 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 di fare riforme che permettano ai giovani di poter avere un ruolo nella società, che non sia più una società che cresce perché ci sono raccomandazioni, perché in qualche modo c'è qualcuno che ti protegge. Ecco, questa è la nuova società che noi vogliamo, se noi la facciamo, l'Italia ce la fa di nuovo, ce la fa di nuovo andare forte nel mondo, perché le energie ce le abbiamo, purché ci mettiamo assieme. E allora sarà anche possibile, a mio parere, organizzare anche un po' di felicità per noi. Cittadini ad essere completamente informati su quelli che sono i programmi che si propongono a loro. Detto questo, vorrei ricordare che il 9 di aprile non sarà una scelta tra Berlusconi e Prodi o altri della sua coalizione, sarà una cosa molto più profonda, perché si dovrà fare una scelta tra due concezioni diverse sul ruolo dello Stato di garantire i diritti dei cittadini, che possa essere uno Stato che funziona riducendo al massimo i suoi costi in modo da chiedere sempre meno soldi ai cittadini, da non dovere continuamente mettere le mani nelle tasche dei cittadini. A sinistra invece noi ci troviamo di fronte a una coalizione che ha nei partiti che vengono da una vecchia ideologia, partiti che si sono riverniciati, riciclati, ma che ancora sono gli eredi. Per noi, tutto guadagnato.